Buon venerdì amici di Sei a Casa e benvenuti ad una nuova puntata. Ne abbiamo parlato circa un anno fa di un progetto innovativo per valorizzare e tutelare chi produce nel nord Italia, il marchio collettivo Made in Northern Italy. Con noi Riccardo Scardovelli, direttore di reti di impresa, per raccontarci come si è sviluppato in questo anno particolare il progetto. Ben ritrovato. Grazie a voi, eccoci ancora qui. Allora, Riccardo, lo scorso anno abbiamo presentato questo progetto ambizioso per valorizzare appunto le realtà aziendali, le imprese del Nord Italia. Purtroppo il 2020 è stato segnato, insomma, lo sappiamo tutti, dalla pandemia e da questa emergenza che ha rallentato i ritmi Certo. di tante attività. Però questo non significa che non ci siano degli aspetti positivi e ci sono in questo caso. Sì, diciamo di sì, nel senso che appunto ci eravamo visti un anno fa per presentare il progetto che stava muovendo i primi passi. Purtroppo proprio quando stavamo iniziando a fare la promozione nelle diverse regioni del nord Italia è successo quello che sappiamo benissimo e di conseguenza le aziende che comunque noi conosciamo e ci interlochiamo spesso con le aziende avevano esigenze ben diverse per capire cosa dovevano fare e quindi abbiamo bloccato la nostra iniziativa, diciamo così, o meglio. Abbiamo fatto un primo tentativo, diciamo, di pubblicità, abbiamo avuto diversi contatti, abbiamo avuto un'azienda di Brescia che si è associata, poi effettivamente la situazione non era più, insomma, gestibile e ci siamo bloccati, ma non ci siamo bloccati in senso assoluto, ma abbiamo pensato a come eventualmente differenziarci ulteriormente e portare avanti questa iniziativa in modo più specifico, regionale, nel caso di specie. Ed ecco quindi che il progetto si è sviluppato su base regionale. Abbiamo un logo che possiamo mostrare a tutti i nostri telespettatori che riguarda la regione Lombardia. Non è l'unica però. Eccolo. Assolutamente. Appunto, l'iniziativa che abbiamo pensato in questo periodo di lockdown è quella di dare maggiore specificità regionale a quello che è il nostro marchio collettivo. Quindi abbiamo declinato in ognuna delle 8 regioni il nostro marchio collettivo, che ricordiamo è un marchio collettivo depositato presso il Ministero, a cui è collegato un disciplinare di produzione e un regolamento d'uso e di conseguenza è riconosciuto legalmente ed è tutelato a livello legale. E che chiaramente ogni impresa che si vuole affacciare alla nostra rete di imprese e che vuole ottenere l'utilizzo del nostro marchio collettivo deve rispettare sia il disciplinare che il regolamento d'uso del marchio. Questo ci tengo a dirlo perché chiaramente siamo una realtà seria, siamo una rete di impresa seria e facciamo le cose appunto per aiutare le aziende a crescere e sicuramente non il contrario. Ecco, che caratteristiche deve avere quindi un'impresa per entrare a far parte della vostra rete? Esattamente, l'impresa deve comunque lavorare e produrre esclusivamente in una o più regioni del nord Italia, quindi ogni fase del ciclo produttivo deve avvenire nel nord Italia. E in più, per garantire anche la qualità dei materiali, abbiamo previsto sempre nel disciplinare di produzione che anche la maggior parte delle materie prime, piuttosto che dei componenti che vengono utilizzati in sede di realizzazione del prodotto, devono provenire dal nord Italia. Queste sono due caratteristiche molto stringenti, ma che chiaramente garantiscono alla fine un prodotto di qualità e con un'origine controllata. Infatti ci piace definirci un po' la DOC della manifattura, nel senso che nella manifattura una DOC vera e propria non c'è. Eh E già. in qualche modo, chiaramente, il nostro intento è quello di creare delle DOC a questo punto regionali. Appunto, come dicevi prima tu, abbiamo sviluppato questi 8 loghi a livello regionale, ognuno dei quali contiene il nostro marchio collettivo e che permette di identificare in ogni azienda a livello regionale proprio l'attività produttiva e la provenienza di quel prodotto. Per la Lombardia abbiamo fatto vedere il logo della Lombardia, quindi ogni impresa lombarda a questo punto che ha le caratteristiche di produrre in Lombardia e di utilizzare in prevalenza materiali provenienti dalla Lombardia potrà utilizzare il nostro logo ad applicare sulle etichette piuttosto che direttamente sul prodotto, piuttosto che nella comunicazione aziendale. E questo capisci bene che è un vantaggio a nostro avviso importante per potersi differenziare sul mercato e garantire al cliente l'origine dei propri prodotti. Eh già, l'origine, quella sorta poi di tracciabilità che è presente ormai da anni nel mondo agroalimentare, trasferita però appunto in quello che è il mondo, come diceva bene, della manifattura, per esempio, perché tanti sono i quesiti che un compratore responsabile si dovrebbe porre nel momento in cui va a fare un acquisto. Per esempio, appunto, se
vengono rispettate le norme riguardo il rispetto dell'ambiente, oggi se ne sente tanto parlare, Certamente. piuttosto che lo sfruttamento della manodopera in tanti paesi come avviene all'estero, insomma. Esattamente, è proprio centrato il senso della nostra iniziativa. È chiaro che da un lato aiuta le aziende a identificarsi sul mercato e ad avere un plus di differenziazione dei propri prodotti. Dall'altro è una tutela per il consumatore, a nostro avviso molto importante, perché chiaramente il consumatore sa che quel prodotto è stato effettivamente realizzato nel caso di specie in Lombardia, perché sappiamo che purtroppo il Made in Italy, senza nulla togliere, ci mancherebbe altro il Made in Italy, è comunque una categoria doganale che ci va praticamente ad indicare l'origine, si dice, non preferenziale di un prodotto. Adesso non voglio entrare troppo nel tecnico, però in estrema sintesi Però è importante spiegare la è molto differenza. importante spiegare questa differenza perché in sintesi, chiaramente, se noi andiamo ad assemblare due componenti di provenienza estera in Italia, quindi creiamo un'ultima lavorazione sostanziale che permette, diciamo, in qualche modo di fare un salto di categoria doganale, questo ci permette di apporre il Made in Italy su quel determinato prodotto. Giusto ieri ero in contatto con un'impresa piemontese, perché chiaramente noi ci rivolgiamo a tutto il nord Italia e dal Piemonte stiamo avendo una serie di risposte importanti, e questa azienda piemontese mi diceva appunto, noi sappiamo che prendono i pezzi dei rubinetti dalla Cina, li assemblano qua ed escono come Made in Italy. Come facciamo noi a essere competitivi? Sicuramente la vostra iniziativa ci interessa molto e adesso siamo in contatto e speriamo appunto che entri presto a far parte della rete, perché ha centrato l'obiettivo, cioè differenziamoci e diamo garanzia al consumatore che quel prodotto è effettivamente realizzato in Nord Italia, nel specifico in quel caso in Piemonte, piuttosto che in Lombardia, come appunto la platea, diciamo, a cui ci stiamo rivolgendo quest'oggi. E questo è un progetto che è partito proprio da Mantova. Esattamente, partito da Mantova, sono stato incaricato appunto di portare avanti questo progetto da due aziende mantovane che avevano questa necessità, avevano la necessità di passare da una lavorazione conto terzo a una produzione diretta dei propri prodotti. Abbiamo approfondito la possibilità di applicare il Made in Italy, piuttosto che sappiamo che c'è anche il 100% Made in Italy, che è una cosa comunque diversa dalla nostra certificazione, per motivi che insomma adesso non ci dilunghiamo. E comunque abbiamo appunto trovato nel marchio collettivo, perché ricordiamo che il marchio collettivo è previsto come dire, dal codice di proprietà intellettuale, cioè il codice di proprietà intellettuale che è stato peraltro riformato a fine 2019, prevede proprio che il marchio collettivo ha la funzione di garantire la provenienza dei prodotti. E quindi cosa c'era di meglio che uno strumento che la legge stessa ci dava per poter certificare l'origine? E abbiamo creato un marchio collettivo che, tanto per essere chiari, potrebbe essere il famoso Grana Padano. Grana Padano è un marchio collettivo che viene dato in uso a tutte le aziende che producono nel nostro territorio il famoso formaggio, appunto, senza voler fare pubblicità, Vabbè, però è per certo, far insomma, capire era il un prodotto del concetto. nostro territorio. Esatto, siamo rimasti comunque nel nostro territorio, quindi questo è sicuramente importante. Ecco, Riccardo, avete ripreso l'attività di promozione del progetto perché appunto abbiamo detto non vi siete mai fermati, però si è rallentato tutto il processo nei mesi nei quali è scoppiata l'emergenza che purtroppo ancora non è terminata. Esattamente. Come hanno risposto le aziende? In Devo questo dire, momento particolare, oltretutto, a livello storico. sì, devo dire che appunto abbiamo impegnato molto tempo a creare questa declinazione, questi marchi regionali, perché abbiamo fatto uno studio importante anche dal punto di vista visivo per dare il massimo dell'eleganza anche al logo stesso, perché andiamo a certificare, sappiamo bene, una cosa importante, cioè la manifattura lombarda, né, una cosa. E di conseguenza in questo progetto abbiamo impegnato molte risorse e molto tempo. Stiamo adesso partendo con la promozione da metà settembre e stiamo avendo diversi contatti, interessamenti sia di aziende ma anche di diverse associazioni di categoria con cui iniziamo ad avere i primi contatti, sia appunto sul Piemonte piuttosto che sul Veneto, che abbiamo iniziato appunto a sondare, e devo dire che di risposte ne abbiamo avute. Stiamo comunque ancora portando avanti il progetto per farci conoscere, perché chiaramente, ripeto, noi lavoriamo in modo molto serio, di conseguenza non vendiamo fumo, quindi vogliamo spiegare bene alle aziende che si approcciano a noi tutte quelle che sono le caratteristiche, perché poi, come ogni marchio collettivo, c'è anche l'altro lato che è quello dei controlli, perché per poter garantire al cliente l'autenticità e la serietà di quello che stiamo proponendo, non dobbiamo dimenticarci che le aziende certificate poi subiscono, diciamo, in qualche modo
o possono subire dei controlli documentali piuttosto che audit, anche se in questo periodo l'audit sarà difficile, però a livello documentale chiaramente abbiamo tutti i documenti per poter rilasciare la certificazione in modo corretto. Ebbene, grazie davvero quindi a Riccardo Scardovelli per essere stato con noi oggi e buon lavoro. Grazie a voi, gentilissimi, buon lavoro anche a voi. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, non cambiate canale.